della Camera. Lei ha fatto bene nella sua relazione, nel frattempo che ovviamente si congratulano con loro stessi i colleghi del 5 Stelle con il loro provincialismo. Presidente, mi permetta solo una cosa, lo dico al collega Di Battista, che forse la storia non la conosce. Io sono appena tornato ad Auschwitz. Non si permetta più di usare quel termine, insegnanti deportati. Perché la deve smettere, di faccia un giro ad Auschwitz e poi capisce che cosa vuol dire per un uomo essere deportato, essere ridotto in quelle condizioni umane. Che cosa vuol dire il frutto dell'ideologia che voi stessi qui rappresentate? Mi perdoni, signora Presidente, ma questo siamo in un'aula, siamo nell'istituzione, siamo ciò che rappresenta questo Paese. Io credo che ognuno abbia il diritto e il dovere di rappresentare le proprie idee, di rappresentare l'idea di politica che ha. Ma un rispetto e un pezzo di rispetto per la storia dell'umanità e dell'Occidente e per ciò che l'ideologia ha prodotto come frutti negativi contro l'uomo si deve a tutti. Poi, se il contributo che il Movimento dei 5 Stelle vuole dare al Consiglio dell'Europa e quello e al Presidente del Consiglio, perché di questo stiamo parlando, di portare domani in Consiglio dell'Europa, Presidente del Consiglio, i contenuti del provincialismo che l'onorevole Di Battista qui ci ha rappresentato, i contenuti della campagna elettorale che il Movimento 5 Stelle si appresta a fare a Roma, ovviamente libero il Movimento 5 Stelle di fare questo, ma credo che la dignità del nostro Paese, la dignità della politica e la dignità di quello che noi siamo, un grande Paese che è tornato ad essere protagonisti dell'Europa, vada in un'altra strada. Fatta questa premessa, ma mi permetta, lo dovevo, io credo che il Presidente del Consiglio, il Presidente Buttiglione interverrà poi nel merito dei punti toccati dal Presidente del Consiglio, abbia fatto bene in quest'Aula, in questo momento, a metà della legislatura e di questa legislatura a fare un bilancio. E abbia fatto bene a fare un bilancio perché io credo che l'Italia, che lei ha detto aveva ragione, non i partiti avevano ragione, non i gruppi avevano ragione, non una identità rispetto all'altra, ma l'Italia aveva ragione, quell'Italia che aveva ragione ha bisogno che la politica riconosca i motivi per cui c'è un momento in cui, dopo 2 anni e mezzo di storia politica di questo Paese e di questa legislatura, possiamo tornare a confrontarci con diversità, con durezza, con rozzezza, ma a confrontarci su un giudizio storico, sui fatti che sono più testardi di tutto il resto, che ci può permettere di guardare al futuro in maniera diversa. Perché l'Italia aveva ragione? Perché l'Italia, come lei ha detto, è tornata ad essere protagonista in Europa e l'Europa è tornata ad essere più forte e a guardare con più ragione al motivo della loro unità rispetto a prima? Per un motivo molto semplice. Perché qualcuno in questo Parlamento, sollecitato come sempre da ciò che la politica fonda, da ciò che la politica lega, e cioè dai cittadini, ha capito la lezione. 2 anni e mezzo fa avevamo capito che i cittadini ci avevano detto che o la politica tornava a fare la politica, a occuparsi dei fatti, a occuparsi dei bisogni della gente, a occuparsi del bene comune, oppure il baratro sarebbe stato vicino. 2 anni e mezzo fa, oppure un anno fa, alla campagna delle elezioni europee, tutti noi abbiamo fatto ci siamo divisi nei temi della campagna elettorale. Tra chi diceva che dovevamo uscire dall'Europa, dovevamo uscire dall'euro, dovevamo smetterla e dovevamo attaccare gli euroburocrati, gli eurocontabili, eccetera, o chi diceva che l'Europa doveva essere cambiata, che l'Europa è sempre stata una grande opportunità per tutti noi, ma dovevamo, come è sempre nella vita di ognuno di noi e nella vita della storia dell'Occidente, ritornare ad essere protagonisti. I contabili, i burocrati, non li si combattono a parole, non li si combattono con discorsi che parlano magari. Alla pancia è un elemento importante del corpo dell'uomo, vuol dire che c'è un pezzo di verità, ma si assumono la responsabilità di parlare e di guidare un popolo verso il proprio futuro. Noi avevamo detto un anno e mezzo fa, come sempre dividendoci nella politica di questo Paese tra chi finalmente voleva il cambiamento dell'Italia e chi invece vuole e continua a volere la conservazione, che per tornare ad essere protagonisti, per tornare a cambiare l'Europa, dovevamo tornare ad essere fino in fondo italiani. E lo abbiamo fatto.
E lo abbiamo fatto ripartendo esattamente da ciò che l'Europa ci ha testimoniato in questi anni. E lei lo ha detto. Cosa ha messo in crisi l'Europa in tutti questi anni? L'Europa è stata messa in crisi da due fattori che lei ha citato, che sono stati i due punti di intervento e che saranno i due punti di intervento al prossimo Consiglio europeo. L'immigrazione e l'economia. L'immigrazione, la frontiera. La sfida della frontiera nella storia dell'Occidente, pensiamo agli Stati Uniti d'America, è sempre stata divisa tra un dilemma. O una grande opportunità o una grande paura. Se la frontiera diventa una grande opportunità, i popoli si uniscono e vincono la sfida per verso il futuro. Se la frontiera diventa invece una paura, ci si richiude in noi stessi. Se l'Europa, quell'Europa che aveva cercato 15 anni fa di trovare la ragione dello stare insieme, non aveva avuto il coraggio di trovarla quella ragione, pensiamo alla Carta Costituzionale dell'Europa, e aveva pensato che l'unica ragione per stare insieme erano appunto le opportunità economiche o l'idea di ampliare il mercato attraverso l'allargamento delle frontiere, quell'Europa che aveva solo quella ragione è andata in crisi quando la realtà l'ha travolta, quando le frontiere non sono state più sufficienti, quando noi, il ministro Alfano, il nostro gruppo parlamentare, il nostro partito, con forza e con coraggio dicevamo che Lampedusa non era il confine dell'Italia, Lampedusa era il confine dell'Europa, che l'immigrazione a cui noi stavamo assistendo non era solo un piccolo problema, un grande problema di immigrazione clandestina, che, lo ridico, va combattuta con forza, ma che stavamo assistendo ad un cambiamento epocale all'interno del mondo e un cambiamento che avrebbe chiesto all'Europa di tornare ad essere o l'Europa o di smettere di essere l'Europa. Noi ci siamo assunti la responsabilità di scegliere la politica del cambiamento e del coraggio anziché la politica della conservazione della strada più semplice. Abbiamo rischiato il consenso, ci siamo presi insulti anno dopo anno. Dopo due anni, signora Presidente, dopo due anni possiamo dire l'Italia aveva ragione. L'Italia, non Alfano, Lupi, il gruppo di Area Popolare, il nuovo centrodestra, questo governo. L'Italia aveva ragione. Ma se possiamo dirlo, e concludo, perché questo è il succo dell'intervento politico che volevo fare qui in aula, grazie anche allo spunto che ci hanno dato i colleghi del Movimento 5 Stelle, lo possiamo dire non per gratificarci che avevamo visto la strada giusta, perché dire che avevamo ragione e pensare come eravamo bravi non ci muove, non ci mette in moto. Avevamo ragione vuol dire che abbiamo individuato una strada che non ha un ritorno, che dobbiamo percorrere per andare avanti. La strada di chi dice facciamo le riforme, cambiamo, ritorniamo, come diceva Giovanni Paolo II, un grande santo, a dire che l'Europa è unita solo se rimette al centro la persona e i popoli. Un'Europa ritrova la propria forza di affrontare l'economia come un'opportunità per una migliore condizione dei cittadini, di vedere le frontiere come una grande opportunità, di affrontare i drammi, di combattere l'immigrazione clandestina, solo se ritrova la ragione per cui noi possiamo stare insieme. E concludo, perché l'Italia deve guidare l'Europa? Perché l'Italia non ha materie prime. L'Italia ha una sola grande risorsa, che non è la materia prima. La grande risorsa dell'Italia è sempre stata una cosa sola. Si chiama persona, si chiama cuore, si chiama ideale, si chiama passione, si chiama volontà, si chiama capitale umano, oggi lo dicono. Allora, la stessa risorsa che oggi può permettere a quell'Europa dei burocrati e dei contabili, e sia duro, Presidente del Consiglio, togliamo un minuto al mio collega Presidente Buttiglione, sia duro, Presidente del Consiglio. In questi casi noi non indietreggiamo di un minuto. Non c'è un burocrate dell'Europa che ci può dettare le linee di politica economica nel nostro Paese, perché la realtà anche per loro deve essere più testarda. Concluda. Noi vogliamo andare avanti, vogliamo andare con forza e siamo convinti che torneremo a confrontarci, a dividerci, ma torneremo ad avere l'orgoglio di aver passato un pezzetto della nostra responsabilità politica per dire che l'Italia non solo aveva ragione, ma che la politica anche in questo Paese è quella politica con la P maiuscola che ha appassionato tutti noi che siamo qui e che è la ragione per cui ognuno di noi, con le proprie capacità, dà questa opportunità e dà un pezzo della propria vita a servire il proprio Paese. Grazie. Grazie.